Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Siamo qui al Prato, ma non parliamo. Fresco, una bellissima giornata di settembre, guarda. Ma non parleremo del Prato. Però. No, Prato penso che è più il parco della città, sì. Non c'entra, è molto, molto bello. Lo diciamo di tutti i parchi dove andiamo, però questa la dobbiamo dire. Andiamo al Pionte, è il più bel parco. Andiamo al Parco Giotto, è il più bel parco. No. È il Prato. È il Prato. Lo storico Prato, dai. Comunque, siamo qui in realtà però per parlare della nostra Piazza Grande. Adesso vedremo delle immagini che ha fatto il nostro amico. Ti chiedo scusa, non potevi andare giù perché sai benissimo che ancora qualche problema c'è, fare quel pezzo di salita o di discesa mi crea dei problemi. Comunque dai. L'ha fatto il nostro Mirko e che ci fa vedere adesso queste immagini che si riferiscono intanto a queste macchie che sono comparse nel cuore della piazza. Che è successo? Ah, si sarà trovato il petrolio, come da gara direttamente da sé. No, effettivamente. Dottor Vasagliano, io non lo so, c'è stato la Ciotta del Saracino, ma penso che la Ciotta del Saracino non abbia fatto una cosa del genere, perché c'è andato i cavalli, c'è andato persone, sono andate tribune. Lì è successo qualcosa, non so se c'è un cotto, c'è un fatto il fuoco, oppure un camion che ha perso un'enorme quantità di olio, perché la parte centrale, come si vede dall'immagine, la parte centrale è completamente sporca, nera. Questo è veramente un peccato, una piazza così bella dover avere un centro piazza in quelle condizioni. Che ogni tanto succede questa cosa. No, a questi livelli non era mai successa, qualche macchia d'olio sì ci sta, però a questi livelli non era mai successa di avere una macchia d'olio così estesa nel centro della piazza. C'è una bella macchina di queste che sciolgono l'olio in modo tale da riportare la lucentezza dei mattoni. È stato fatto dei lavori in Piazza Grande, ma ancora sicuramente, a proposito, una parte andavano fatti con 17 milioni famosi. Sì. Speriamo che la Camera ridia i 17 milioni al Comune d'Arezzo. Il sindaco è andato anche là in audizione. Perché senza quelli non ha fatto niente e non farà niente. Però perché non è che è stata. I soldi che potevano arrivare. Però sai che lì c'è uno scambio di accuse, nel senso che il governo di ora dice che il governo precedente del PD ha voluto premiare anche quelle città che non avevano sostanzialmente, non erano arrivate tra i primissimi posti, facendo una cosa che in realtà non poteva fare perché forse c'era l'elezione, non lo so. E quindi, chi l'ha detto questo? L'ha detto il governo di ora. Ma perché che volevi che dicesse il governo di ora? Scusa, è il governo di Arezzo di centrodestra e a livello nazionale c'è il governo di centrodestra che taglia questi contributi, come ti dissi nel famoso messaggio dei primi di agosto che ti manda dall'Elba. Adesso a chi daremo la colpa? Perché sapevo che prima o poi una colpa andava trovata. Perché oggi la politica si fa con la denigrazione dell'avversario, non con la realizzazione di un programma. E questo è. E quindi oggi si denigra perché quando c'è qualche problematica per passare sempre la colpa sugli altri. Come quando si era bambini, no? Si cerca sempre le scuse. E così la politica oggi è questa. Si cerca sempre un colpevole che sta al di fuori dei propri interessi. A chi daremo la colpa? Logicamente la colpa è stata subito data, però la colpa è dell'attuale governo, perché bene o male i contributi c'erano, legittimi, illegittimi, ma erano stati dati, invece questo l'ha tagliato, quindi ci hanno andato a trovare soldi per finanziare altre cose. Che cose? Lascia perdere. Che devo finanziare? Lascia perdere. Quasi quasi ti conviene fare. Che cosa? Il vagabondo, aspettare che ti diano lo stipendio fisso. Il reddito di cittadinanza, sì. Ma non lo fa. A parte che, no, ma poi voglio dire, non è che ti danno così senza fare niente, perché nell'ipotesi c'è cioè che comunque poi saranno proposti dei lavori che uno deve accettare, sennò perde il diritto, non è una cosa a vita. Vabbè. Secondo me sarebbe anche giusto, io vado anche oltre la loro proposta, cioè io lo darei proprio in quanto cittadino, un minimo a tutti. Vabbè. Così si fa una marea di uno stato di vagabondi e non ci si pensa più. Allora vedi che sarebbe un dibattito molto ampio questo. Sì, va bene. Un tentivo, basta che mi tocchino la pensione e poi tutto a posto. No, si tocca anche le pensioni. Poi se mi diminuiscono anche lì. Senti, ma vediamo queste scritte che sono comparse, anche, nuove scritte. No, ci sono anche i lavori che Fratelli ha fatto, effettivamente, sulla terrazza finalmente, perché era venuta anche quella in condizioni pietose. Ci sarebbe rimasto le colonne del Vasari, che se lo sono finanziati con i famosi 17 milioni di euro. Speriamo che qualcosa si faccia, che qualche soldo arrivi, in modo tale da mettere a posto la piazza nel suo insieme. E anche queste scritte che vengano finalmente cancellate. E anche qualche tettino venga messo a posto. Ci vediamo domani. Ciao.